cialda fredda, salsiccia di bufala e capo colorato. Grazie mille. Tortino di parmigiana di melanzane, suvellutata di pomodoro e basilico, fonduta di parmigiano e basilico fritto. Iniziamo sotto consiglio del proprietario da queste. Credevo fossero simil pittule, in realtà no, perché dentro sono ripiene di formaggio, c'era la sorpresa, e in più la base della crema è la cipolla rossa fatta da loro. Passerei ad assaggiare questa, che l'hanno chiamata con un nome tipico, scusate se non ci ricordiamo i nomi, ma siamo svegli da stamattina molto presto. Non so se dopo questo antipasto noi saremo in grado di mangiare, fortunatamente abbiamo ordinato solo un primo e un secondo, sarà un'impresa. Molto buono, per quanto io non ami il sedano, questo è super croccante, non rimangono fili in bocca, c'è una punta di aceto e anche un po' di limone. Ma adesso passiamo alle cose serie. Da quant'è che non mangiamo formaggi non light? Per quale miglior modo di accompagnare il nodino se non con un po' di capopollo, penso. Vado all'assaggio degli altri due formaggi. Buono, ma molto molto sapido, forse per questo hanno accompagnato anche una confettura. Questo meglio. Adesso riprovo quello super sapido in abbinamento alla confettura. Perfetto, così è super bilanciato. Per finire l'antipasto tipico abbiamo una parmigiana. Abbiamo preso questo antipasto che racchiudeva una serie di assaggi della tradizione, così da fare un percorso dei prodotti tipici del territorio. La parmigiana è molto diversa. Una parmigiana particolare? Molto buono, ma non è quello che intendiamo noi. Diciamo che il ripieno mi ricorda un po' il rustico leccese. Tutto molto buono. Come secondo abbiamo preso le cutturide, che sarebbe una terrina di terracotta con all'interno frattarie varie di agnello. In questo caso non avevano le animelle ma l'interiora. Io non garantisco, però l'assaggio lo farò. Mentre come primo abbiamo ovviamente le immancabili cime di rapa, le prime orecchiette alle cime di rapa di questa Puglia 2021. Una cosa che a me non fa proprio impazzire è il peperone crusco. Non lo trovo molto sensato. Buoni? Però devo dire, il peperone crusco è molto invasivo. Il pallone di gravina è eccezionale. Sento poco la cima di rapa, che è il motivo per cui ho ordinato il piatto, però nel complesso buono. Christian, che si professava tanto il coraggioso, ha assaggiato giusto una patata e un peperone, perché di tutti i pezzi di carne non sapeva riconoscere cosa fosse cosa. E poi vabbè, diciamocela tutta, stava aspettando che assaggiassi i cavatellini per poi mangiarli anche lui. Io alla fine ho dato qualche forchettata, ma poca roba, anche perché, come vi accennavo prima, sono già abbastanza satura e volevamo prendere due dolci. È un azzardo, lo so, però come prima cena ci sta per festeggiare l'arrivo e l'inizio di queste vacanze. Passiamo ad assaggiare una patata. Come mi stava accennando Christian, sul fondo c'è almeno un dito d'olio, che per carità sappiamo che rende tutto eccezionale. Sicuramente sarà anche il grasso sciolto della carne, dell'interiora, però patata buona. Qui abbiamo un pomodorino. Ma tu il peperone l'hai sognato? Sono pomodorini, amore. Ah sì? Peperone è buono? In che senso? O è peperone? Aspettate che ve lo faccio sapere. Io sicuro fosse il peperone. Vabbè. Dalla patata. Ma la cosa più buona di tutti resta la cipolla. Per Fabiola Sbrodolina questo piatto è poco indicato, anche perché inaugurare al primo giorno la giacca sarebbe un po' un colpo basso.
un autocolpo basso, molto complicato, soprattutto con dei coltelli dalla punta arrotondata, non aiutano. Facciamo che ripasso il piatto a Christian. Christian si occuperà di ricavare qualche pezzo di carne e poi me lo imboccherà in diretta, così vi saprò dire le impressioni a caldo. Assaggeremo entrambi un pezzo di ciascuna parte, anche se ho un po' paura perché ho visto qualcosa che già un po' mi spaventa. Primo pezzettino di carne. Fatta. Molto morbido, per quanto non sembrava al taglio. Buono. Abbiamo iniziato con il pezzo più semplice perché c'era proprio la ciccia dell'agnello, ad entrambi piace, quindi abbiamo un po' barato, dai. Che consistenza ha? Buono. Che consistenza strana. Ma lui lo fa... No. Ma sa tipo di fegato. Questo è super morbido. Mi viene da piangere. Amore, ma lo sai che a me poi prende allo stomaco? Ho tipo tutto lo stomaco contorto e avvolto tipo da forse lardo e dentro sembra tipo una salsiccia. No, questo è tipo il cotechino che io non mangio. Direi che ci vediamo dopo per i dolci, anche perché anche Christian ha abbandonato l'idea di finire la pasta, anche lui sta arrivando al capolinea. Ci teniamo giusto lo spazietto per i dolci, ormai non mi si riconosce più. Abbiamo ordinato solo un calice a testa, questo è il vino che ancora mi è rimasto praticamente a fine cena, perché siamo a fine del secondo, mentre Christian è stato un po' più bravo di me, ma comunque anche lui sta andando lento, anche perché abbiamo bevuto i primi due sorsi in allegria, ci è arrivata una mazzata tra capo e collo. Ma ci siamo dimenticati un pezzo. Ma già l'hai assaggiato? No, però guarda, ah, va bene. Carne compatta. L'ultima volta che mi hai detto vai amore, assaggialo, sono rimasta scioccata. Mmm, morbido. La carne è super morbida, buono da provare una volta. Il formaggio caratteristico di Gravina è davvero davvero consigliato, eccezionale. Avete presente quando Timon e Pumba alzano la corteccia e mangiano i lombriconi bianchi che sembravano anche appetitosi oltretutto? Ecco, adesso ordiniamo i dolci. 6 months later. Bisognava essere un po' più delicati. Vado subito. Molto buono, sono KO. Ci avete lasciato mangioni, ci ritrovate uccellini. E il bello è che noi ci sentiamo ancora mangioni come un tempo e ordiniamo come se fossimo pronti a fare la buffata di Natale, però. Molto buono. Gli sporca mousse. Per essere un amaro buono. Il proprietario è stato tanto carino da farceli assaggiare, anche perché l'amaro Maffei è stato vincitore mondiale. Di cosa? Il miglior amaro alle erbe nel 2019. Eviterò di finirlo perché ho paura che poi veramente le scale le faccio a gattoni. Assaggiamo quello al finocchietto. A me ricorda tantissimo Sambuca barra Anice. Sono entrambi molto dolci. Per me questo è una caramella liquida, veramente super dolce, paragonabile appunto alla Sambuca che ho bevuto in passato, è capitato di bere in passato. Siete bravi però. Conclusioni finali del ristorante: ci è piaciuta moltissimo la location, davvero spettacolare, è un gioiello, anche perché non ci aspettavamo che fosse così grande. Il proprietario ci ha portati a fare un tour insieme ad altri clienti e devo dire non ci aspettavamo di trovare così tante altre stanze, soprattutto ci ha colpito una in particolare riservata proprio per una coppia o comunque per un solo tavolo, molto molto carina. Ci ha spiegato molte cose, tutte le varie aree sono state ricavate da più palazzi, molto interessante. Oltretutto sono tutti giovani, ci stava raccontando dalla cucina, insomma, allo staff, quindi questo ci fa sempre super piacere. L'unica pecca, ecco, è che le cime di rapa si sentivano poco, ma giustamente ci ha spiegato che non essendo di stagione le hanno cotte a bagnomaria e ovviamente alcune ci sta che possano aver perso un po'
quel sentore. Peccato che ci aveva consigliato un ristorante ad Andria per domani, solo che ovviamente siamo andati a leggere un po' tutte le recensioni, la storia, si vedeva che era super conosciuto, infatti è tutto pieno. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale, anche perché, come vi spoileravo da qualche parte, da qui fino a dopo dicembre non ce n'è per nessuno. Preparatevi a non poterne più dei miei video. Come sempre vi mando un bacione e noi ci vediamo domani con un nuovo vlog. Ciao!